Buonasera, buona vigilia. Vigilia, sì. Buona vigilia, cari non telespettatori. Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisalide, il keeper di questo lercio canale. Dove passeremo questa vigilia? Su Callisto. Con The Callisto Protocol. È stato un gioco molto chiacchierato. Molto. In realtà, chiacchierato per modo negativo, in modo un po' blastato. A questo stato dovrebbe esserci una buona correzione perché c'è una patch di tipo 12 giga, quindi presumo che insomma qualcosa abbiano corretto. Allora, nuova esperienza. Difficoltà media. Performance mode. No, voglio la preferisco la fluidità. Applica, ok. Perché è scritto in giapponese? Ma il ray tracing non lo avrei comunque perché non c'è una TV che lo supporta. Cioè, neanche 50 pollici che c'ho lì dietro la sopporta, quindi. Figuriamoci che sto su un monitor. Un monitor a 1080, quindi proprio, cioè, non è neanche 4K. C'è proprio la feccia della fetecchia della feccia della fetecchia. Oddio. Facciamo subito. No, vabbè, finché non è che me ne faccio granché di un monitor 4K, cioè il 4K non lo uso tanto sul monitor, sul PC, quindi. Vuoi dire qualcosa o farai scattare quell'affare tutto il santo giorno? Ce l'ho quell'accendino. La Zippo. La nostra ultima Di corsa. Resident Evil, peraltro, che mi è stato regalato. Allora cosa vuoi che dica? Grazie, magari, dato che dopo questo non dovremo più lavorare un solo giorno in vita nostra. Vedo che hai già pensato a tutto. Direi di sì. Dai, su, che storia è? Eh? Avanti e indietro, Callisto Europa. E tutti i controlli di È sicurezza? una luna prigione, Max. La prendono sul serio, la sicurezza. E gli I attacchi? volti Come sono gestiamo? paurosi. Cioè, Di via estrema? i volti sono veramente paurosi. Adesso colpiscono obiettivi in tutto il settore. Si è accesa una spia gialla nella stiva. Non sarà niente. Comunque è meglio controllare. La musica copre un pochino le voci. Forse la musica va abbassata un po'. Ci sono i sensori di tribordo, sono in errore. Dagli un'occhiata. Ah, allora, un attimo. Mazza che palle. La grafica è tanta roba, sì. Probabilmente spunta più sull'estetica primaria. Magari sacrificando un po' di. Sacrificando. Bello colorato l'inventario. Diario personale. Siamo ormeggiati nell'hangar di Callisto. Confine. Esci. Stanza perfettamente vuota, ovviamente. Jacob? È la prima volta che sento pronunciare questo nome Jacob. In realtà è giusto perché si pronuncerebbe così. Però
Però vabbè. Cioè, io penso che veramente continuerò a chiamarlo Jacob, cioè a pronunciarlo Jacob. Jacob non mi verrebbe mai da pronunciarlo. C'è il segnalino qua? No, per adesso pare di no. Non si vede una ceppa. Scendi? Perché non scende? Ok, non devo scendere di qua. Presumo di non dover scendere di qua. Devi mettere un po' più a posto, Max. Quindi questo in pratica è un fattorino spaziale, è il fry della situazione. Io che sono stato un postino barra fattorino lo capisco. Chi ne fa appena? Darò un'occhiata al resto della nave. Non c'è una corsa? Oddio. Piatta in corpo, Nessun problema, controllo l'altro lato. Però aspetta, c'era qualcosa qui forse? No, non c'è assolutamente un cazzo. La via estrema. Se parlano con la radio mi devo avvicinare il controller perché parlano attraverso il microfono, quindi. Ecco, il fuoco è brutto. Il fuoco è brutto in culo perché sembra veramente disegnato con la matita. Ah sì, lo posso togliere? Ok, magari dopo lo togliamo. No, perché fin quando ho le cuffie non lo posso sentire da qua. Quindi. Chiacchiere. Le chiacchiere sono i dolci di carnevale a casa mia. O le ghiaggiere, come si dice qua dove vivo io. Quindi qualcuno è proprio entrato. Le fantastiche chiacchiere, sì, soprattutto quelle ripiene. E tanto dopo Natale arrivano quelle, eh? Cioè non è che. Mo pandori, panettoni, dolci, schifezze. Il campo bloccante sembra un'arma di un supereroe degli anni 80. Campo bloccante! Come faccio a saperlo? Non ho fatto niente. Ancora. Ci resta poco tempo. Ah, ecco, la corsa è quella 1. Meno male. Fermatelo! Quello che devo. Mi pare un po' eccessivo, eh. Cioè, potevi semplicemente lasciarli chiusi nella stiva, non c'era bisogno di farli esplodere. Di farli saltare fuori, cioè non mi pare. Cioè questo a casa mia si chiama omicidio di massa. La luna si trascina! La nave viene trascinata!
a stazione! Mayday, Mayday! Qui Caronte e UJC! Torniamo a... Caronte! Si chiama come il mio gatto! Negativo, Caronte e UJC! Rientro non autorizzato! Non ho scelta! Siamo impegnati! Propulsione antigravità! Già al massimo! Non ce la faremo! Sì, invece! Occhio! Tieniti pronto all'impatto! C'è un impatto talmente forte che l'ho sentito pure io. Guarda, l'ho sentito pure io il botto, guarda. L'ho sentito io per loro. Minchia che botta. Appena due, non so, 10 minuti già, queste chi sono? Buonasera Forte Gamer, grazie che sei passato. Non te lo so dire perché ho appena cominciato. L'ho appena cominciato. È l'inizio. È assolutamente l'inizio. L'ho cominciato adesso. Che non sono riuscito a cominciarlo prima. Intanto buone feste anche a te. Allora, io l'ho preso di per sé in sconto. L'ho preso su Amazon che era già scontato, in più ci ho messo un mio buono, quindi che era ulteriormente scontato, quindi l'ho pagato tipo 40 euro. Il mio consiglio, sia a seconda di come ne sento parlare, è ciao, buonasera D75, la nostra VIP, buone feste. Quello magari di aspettare qualche offerta, perché tanto già vedo che lo mettono abbastanza spesso in sconto sto gioco, quindi magari a prezzo pieno no, però sui 40-30. Buonasera anche aia, anche Duca Conte. Sì, 35-40 euro ci sta. Io ho pagato 40 euro con l'offerta, quindi ci sta. Ok, i detenuti devono parlare solo. Sei interprete. Aspetta, c'è stato un errore. Mi chiamo Jacoby, non sono sei un detenuto. Detenuto 532-521 e ti rivolgi a me come capitano Felix. No, sono un pilota mercantile. Sono stato attaccato da via estrema. Da lei ha fatto schiantare la mia nave e ha ucciso il capitano. Veramente l'hai fatta schiantare tu. Se non facevi lo stronzo non succedeva nulla. Però va bene. E Pietro Baldi è pure qua, mamma mia, da tutte le parti sta questo. L'unico al quale apparteniate, per trovare ciò che non avete mai avuto, uno scopo per le vostre... Beh, inutili. Una patch dei 12 giga, spero che abbiano corretto. Sono il direttore Colla. Guarda, non credo sia una cagata, magari non è un gioco da 70 euro,
anzi 75, perché fare corsa 75. Fine della corsa, alza. Allora vuol dire che già l'hanno già corretto. Ti ho dato un ordine diretto. È giusto, io non c'entro niente. Senti, sai che Callisto è chiamata la Luna Morta. Morta. I volti, le facce sono impressionanti. Sono stupendi. Per quanto lo so, sei morto, cazzo. È il momento di andare oltre. Perché ora entrerai in un nuovo regno. Il mio regno. Ah, l'avete finito poi, quindi? La tua vecchia vita. Lasciatela alle spalle. Perché quella nuova è interamente nelle mie mani. Ciao, alzati, mo! Prendi lei. Andiamo. State entrando nella prigione di Black Island, divisione degli istituti correttivi UJC. Sottoponetevi immediatamente alla procedura per i nuovi detenuti. Ehi! Fermi! Aspetti! Aspetti! No! Non può! Detenuto 532-521. Sono la dottoressa Kathleen Mahler, per l'articolo 412 del codice penale del UJC. Vediamo a vedere che effetto farà a me. Ma dottoressa, non è nel sistema, non sappiamo se ce la fa. Marco Bazzarotti. No, no, cazzo, lei è una dottoressa! Ferma! E intendo adempiere alle mie responsabilità. Lei è Deborah Magnaghi. Lo perdiamo. Iniettore. Un modo realistico per introdurci la barra della vita. Doloroso magari, però vabbè. L'incipit iniziale di trama mi sembra un po' stupido, però. C'è anche la fine, cioè, c'hai delle persone a bordo, che cazzo, li hai rinchiusi, che cazzo li fai sbaccare via? Cioè, quello è un omicidio di massa. Vabbè. Sì, sì, lui è Lorenzo Scattorin, si sente. Infatti ogni volta mi sembra di star sentì o Lord Beerus o Sanji. Allora, fino adesso ho riconosciuto, Lorenzo Scattorin si sapeva che era lui, l'avevo già sentito. Pietro Baldi, la dottoressa Deborah Magnaghi e l'altro infermiere era Marco Balzarotti. Vabbè, questo può voler dire che... questo cos'è? E quale personaggio di The Boys? Ovviamente non lo è. Gli hanno anche tagliato i capelli, mi pare. Non c'è niente da capire. L'unica... No, no, quale personaggio di The Boys? Che io The Boys non lo conosco. Cioè, io conosco Stormfront e Starlight. Comunque, stavo dicendo... questo può voler dire che... Allora, bisogna... Allora, in Italia, da quanto ne so, da quello che ho percepito, capito... Esistono due studi di doppiaggio. Quelli che doppiano i cartoni animati, i telefilm, è lo studio Merak, che è a Milano, e hanno questi doppiatori qua. Mentre c'è quello che invece doppiano, dove doppiano i film, li doppiano a Roma. Quindi vuol dire che questi videogiochi quasi tutti li doppiano su lo studio di Merak, che sta a Milano. Non la conosco allora. Non è un personaggio che conosco, comunque. Allora, posso dire con certezza che il fuoco è stato migliorato. Il fuoco è più realistico rispetto ai primi filmati che ho visto. Il fuoco è molto più realistico e più bello da vedere. Ha ancora un'animazione non proprio fluida, però è stato molto migliorato.
Sì, no, alcuni telefilm, però se tu guardi, ad esempio, tutti i cartoni animati sono doppiati allo studio Merak. Infatti, quando tu vedi le sigle, vedi sempre il doppiaggio studio Merak, che è di Milano, e ha questi doppiatori qua: Scattorin, La Magnaghi, Marco Balzarotti, Pietro Baldi, Elisabetta Spinelli. Sono in, come si correva? Ah, ok. Sì, esatto, telefilm e telefilm, esatto. Ecco perché sono sempre diversi doppiatori. Se guardi un telefilm, c'ha sempre quel gruppo di doppiatori: Alessandro Rossi, Riccardo Rossi, Domitilla D'Amico, eccetera, eccetera. Mentre invece a Milano abbiamo questi doppiatori qua, che sono due studi diversi. Anche lui si sentiva basso nelle prime versioni, questo filmato l'ho visto. Entra nella sala di controllo oltre quel monte. Da là potrai aprire la mia cella. Mi chiamo Elias. Non perderlo, Jacob. Può salvarti la vita. Tempi duri. Un coltello? A me sembra una chiave inglese, vabbè. Probabilmente una chiave inglese a cui è stata applicata una punta. Scusate. Il mio parere primario, comunque, ancor prima di averlo finito, è che molto probabilmente questo gioco è uscito troppo presto perché volevano anticipare l'uscita del remake di Dead Space, con cui inevitabilmente, volente o nolente, andrà a competere. Secondo me aveva bisogno di più tempo. Infatti, quando ho detto no, uscirà a fine anno, dico no, cioè troppo presto, non può uscire così presto. E infatti è uscito prima dei problemi. Però hanno preferito farlo uscire prima per farlo uscire prima del remake di Dead Space, con cui sicuramente sarebbe andato a fare le bizze. Queste sono quelle manovre di marketing riuscite malissimo. Perché comunque, cioè, io sono il primo che, nonostante non l'abbia ancora giocato, lo dice, cioè è uscito troppo presto. Cioè, un gioco di sto tipo non lo puoi far uscire così presto. Cioè, è un gioco che ha bisogno di limature, di porca puttana. Au! Au! Oh! Aspetta un cazzo, sei tu che mi hai attaccato per primo, eh! Però, quanta delicatezza! Giusto un graffietto, ma che è quel rumore? Ah, ok, basta, finito. Sì, questo l'avevo sentito, però al di là del Season Pass, quindi dei futuri DLC, delle cose, tu mi devi consegnare un prodotto fatto e finito, non che me lo consegni incompleto e poi mi ci fai la patch.
perché poi la gente che se lo compra a day one, che ci spende 70 euro, se la piglia in culo. Io dico, aspetti un po' di più e poi lo fai uscire. Perché poi dopo non te lamentare se bombardano le, se ti bombardano con i problemi. Perché poi, cioè, magari un gioco che pure merita, però gli dai una nomina di gioco di merda perché l'hai fatto uscire incompleto. Ma questi perché c'hanno le fisse di fare le cose, cioè, la morta! Oddio che è. Buonasera Ellie Channel, la nostra mod è arrivata. Ma che è sto rumore? Ah, è vero, sto gioco non c'è la mappa. Giusto. Giusto, me ne ero scordato. Sto gioco non c'è la mappa. Ma che è sto rumore? Cioè, sento sto rumore così vicino e c'ho delle cuffie da 20 euro, cioè, veramente. Io rido, se si ha voglia. Che ha detto? Qui, il cancello non va, la console non risponde. Ho visto qualcosa. Mi ha attaccato e non sembrava un male. Di che stai guardando? So cosa ho visto. Questo posto può farti uscire di testa, ma ora abbiamo una chance. Qualunque cosa hai visto, è un motivo in più per filarci. Vedi la torre di guardia? Sì. Incontriamoci là, ti spiego il piano. Come? L'ascensore è di là, sali al piano superiore. Mi faccio vivo io. Mi faccio vivo o mi faccio morto, non lo so, dipende dal caso. Come saltellando? Ah, ok, saltellando, mamma mia. Vabbè, capiterà che fai le scale, eh. Non è una cosa da cui ti puoi sottrarre. Vieni il motore per bloccare gli attacchi. Quindi posso schivare e bloccare. Dopo il terzo colpo conviene che mi fermo. Allora, perquisiamo il cadavere. Buoni di Callisto? Cioè, quindi qua i crediti sono i buoni? Tipo i buoni pasto che mi danno al supermercato? Non potevano chiamarli in un modo diverso? Vabbè, piuttosto cringe come cosa. Comunque, stavo dicendo, dopo il terzo colpo conviene che mi fermo, perché lui si riprende, rallenta e quasi sicuramente mi prendono. Jacob, mi senti? Sì. No, è inutile. Ho abilitato le comunicazioni a doppio senso nel tuo core. Nel mio core? Io c'ho un buon core, sì, lo so. Vedo che hai raggiunto il montacarichi. Scendi e trova l'ascensore sull'altro piano. Dicevo, allora, comunque, il signore ha chiesto se ricarichi... Se live su YouTube non hai risposto male. Oddio, non l'ho vista questa cosa. Sì. Questa di Callisto sicuramente sì. Piano piano carico tutti i gameplay che faccio, quindi non ti preoccupare. E stavo dicendo, dopo il terzo colpo mi devo fermare, perché vedo che lui rallenta e così sicuramente il nemico mi prende. Quindi... c'è un beep? Carichi a coppe? A coppie! A coppie? No, poco, che coppe? Quali coppe? Non ho detto coppe. Ho detto coppe? No, non mi pare. E lo caccia fuori proprio a mo' di spada, cioè proprio... proprio con la cattiveria. Ah, io non ho impostato l'audio 3D e con tutto che ho delle cuffie da 20 euro, comunque l'audio dà il suo porco effetto. È probabile, sì, è molto probabile.
No, graficamente è fantastico. Merda! Fermo. No. Non me ce freghi due volte, figlio mio. Tiè. Ma come fa a essere ancora vivo? E vaffanculo 5 minuti, E buon Natale, E a te buone feste, E che cavolo. Lo vedi, sì, in effetti sì. Ma che... Ma state zitto. Iniettore di salute. Qualcosa mi dice che questo robot è rimasto impallato. Adesso riavvia il sistema, stronzo. Una poltrona per due. Trading Place, che poi non c'entra un cazzo col Natale, eppure il film di Natale per eccellenza. Magari non lo preferisco a... non lo preferisco a... Mamma ha perso l'aereo, però... Ho imparato a gestire la sedia a rotelle. Déjà vu, esatto. Aia. Ho fatto danno. Qualcosa non va con l'ascensore, sto andando in giù, non in su. Dannazione, dovrei proseguire in solitaria. Puoi ancora raggiungere la torre di guardia, hai solo allungato la strada. Fa solo attenzione, ci tengono i veri matti là sotto. Allora è posto per me. Attraverso la cella di isolamento. No, mi piace troppo quando caccia fuori il piccone, cioè proprio sembra la spada di Devil May Cry, cioè proprio con la convinzione, sembra veramente... Salve. Quanto rimpiango una torcia in questi momenti. Metà e metà. Cioè, non c'è stato bisogno di cucinare essenzialmente. Chi è? Ho cucinato... stasera abbiamo fatto tutto a base di pesce. Quindi io ho bastoncini con pesce, bistecchine di mare. Domani c'è il grosso con la lasagna. In alcune parti a me ha fatto molta paura. Poi è soggettiva. La paura sì, è molto soggettiva. Io non so dire quanto mi farà paura, perché io ormai sono abituato. A me mi ammazzano i jump scare. Un sogno, ha capito? Dicevo che io la paura non la sento più. Apri. Ma non è male come stanza. Salute. Fatta di un letto, un cesso, cioè il cesso attaccato al letto. Pensa come si dorme bene con sti odori. È vero, io non la sento più la paura. A me ammazzano solo i jumpscare, perché io sono sensibile ai rumori. Ah, ci posso entrare qua, ok. Non mi ci hai fatto entrare per niente, non c'è nulla, vabbè. Ma che fallo? No, non lo stigare! C'era una scatola da rompere, sul serio? Allora non l'ho vista. Com'è che si corre? Ah. Allora, qual era? Era questa. Una scatola da rompere?
Sì, è vero, eccola, non l'avevo vista. Buoni di Callisto. Ma ci sono anche i cattivi di Callisto? Non so, me lo chiedo. Vabbè, magari sono i buoni del supermercato. Grazie della grazie della dritta, Matthew. Non l'avevo proprio vista. Ma che cazzo, ce l'ho qua sotto, cioè. Basta! Oddio che è! Pessima giornata, eh? Allora, c'è da dire una cosa. Io sono abbastanza abituato a fare le schivate, perché con tutti i giochi d'azione, cazzi e mazzi, come funziona la schivata a sto gioco effettivamente può risultare noiosa, perché va fatta in automatico. Per quanto sia una cosa chiaramente voluta per facilitare, perché comunque mi sembra di aver capito che a sto gioco schivi spesso, ha una certa... cioè, sostanzialmente qual è lo scopo di questo tipo di gameplay? È più tu ci prendi botte, più tu provi le schivate, più diventi bravo e più ti senti padrone del gameplay. Dato che la schivata è essenzialmente automatica, questa cosa non succede. E già è una cosa che in parte può ammazzare il gameplay. Comunque, cioè, qua sono veramente... cioè, mi puoi mettere il cesso, cioè, proprio davanti al cuscino? Cioè, ma che capio? Al di là... allora sì, intanto io avrei preferito... allora, se tanto comunque è indifferente che io schivo a destra e a sinistra, cioè io preferisco schivare con il tasto, ma ancor di più... io dico sempre che sei uno in gamba, tu. Cosa? Ma che sta succedendo? Cosa succede? Cosa abbiamo preso? Iniettori o buoni di Callisto? No, allora, per quello che ho visto io, cioè lui prima mi ha specificato che non importa quale direzione prendo io, l'importante è che non schivo mai due volte nella stessa parte. Però, indipendentemente che il mostro mi fa così o così, io posso premere sia a sinistra che a destra. L'importante è che non faccio due volte la stessa direzione. Ma non so se era prima anche così, magari l'hanno cambiata per renderla più facile, questo non lo so. Però io ho capito così. Trollata. Elias, ho trovato l'ascensore, sto salendo. Bene, la tua deviazione potrebbe anche farci comodo. Che so, dici tu? No, ha fatto un cazzo. Procedere al settore medico. Ma non ha fatto un cazzo, perché l'hai ammazzato? Vabbè. Violenza totalmente gratuita. Ho ammazzato tre nemici, quindi non posso dire che... quindi vediamo quando magari inizierò a combattere un po' di più.
Cioè, fino adesso comunque mi sento un guardone, cioè guardo soltanto quelli che muoiono. Io non a me non mi sento mai un cazzo, vabbè. Ok, dove dovrei andare? Questo è un condotto, ma non ci va. Ah, qua, ok. Di soppiatto, di sobbicchiere, di sobbottiglia, di sobrocca, non lo so, dipende. Dipende quello che c'è in tavola. Non farti vedere, ovviamente. Basta! Scansione in movimento. Basta! Ok, messaggio ricevuto. E anche qui parte la musica di Metal Gear. Ta 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 ra. I sistemi nella norma. Ta 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 ra, ta ra, ta 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 ra. Mo faccio una finaccia, guardate, eh. Devono vedermi. Ah, ok, perfetto. Vabbè, cazzo, una patch di 12 giga, se non hanno corretto quello, eh. Non ho capito se sono fuori dall'area di visione del robot, però vabbè. No! Tacci tua. Dovrei. Ecco, ha parlato. Marca. Vaffanculo. Ah. No, secondo me non è questione di non controllare, è questione che per fare le cose di fretta succede questo, cioè, o no, meglio non di fretta, cioè è come quando che ne so, io per esempio quando edito un video, che cosa si, cioè, che cosa faccio? Bisogna, anche se l'ho finito e sono molto meticoloso, c'è bisogno sempre di fare un rewatch finale, due o tre rewatch finali per essere sicuro che non ho sbagliato niente. Nel caso di un gioco presumibilmente ci sono delle rifiniture da fare, e rifiniture che probabilmente in questo caso non ci sono state. Perché? Perché hanno avuto fretta di farlo uscire prima del remake di Dead Space. E questo è il risultato, cioè che fa un po', cioè è uscito con un sacco di problemi, senza che poi noi lo stiamo anche giocando su console, in questo caso versione PS5, che su PC è ancora peggio da quanto ne so, quindi oh mamma. Thank you.
Bisogna ammettere che questo è un tipo molto caloroso, eh. Ma puoi averci anche una scheda video 5000, ma se il gioco è programmato male te gira male. C'è poco da fa. Là la potenza non c'entra nulla. Se non è ottimizzato bene, te la prendi il culo e basta. Allora, diciamo che fino adesso si sta camminando troppo e si sta combattendo poco. Non temetelo. Solo cambiando possiamo crescere. E diventare la migliore. Oddio, che colpo! Sto stronzo. Può essere difficile. Ma è necessario. Infatti. Se me devo stamattina è perché l'impostazione, è perché le DirectX, è perché quello non è compatibile, è perché devi fare l'aggiornamento, cioè. Mi compro un gioco, magari che aspetto tanto, aspetto tipo 2 ore prima di giocarlo. Sulle console vecchie onestamente non so, io ho visto soltanto versioni PS5 e Xbox Series X. Quindi non lo so, però non mi sembra, cioè questa è una grafica che una Play 4 regge tranquillamente. Cioè non va neanche, da quello che vedo non va neanche a 60 frame, quindi penso che c'è anche una Play 4 sto gioco lo regge tranquillamente. L'infermeria, cerco il deposito di armi. Bene, ti stai avvicinando, procedi così. Fino adesso non mi sta dispiacendo comunque. Come ho detto, si sta camminando poco e si sta combattendo poco. Si sta camminando troppo e si sta combattendo poco, però. Oddio che è. Oh ma ecco. Con questi mi rompono il culo. Guarda, eh. E muori! Dannato quell'altro! Dannato quell'altro! M'ha pisciato! Ma sei andato? Va bene! È già tipo il quinto condotto che attraverso, eh? Meglio di me. Jacob, trovato niente. Il deposito era già stato saccheggiato, c'è solo manganello. Manganello elettrico, sì. Gli affari fanno male. Ne avremo bisogno. Vabbè, tanto il ray tracing non mi funzionerebbe comunque qua, perché. Non. Cioè questo è un monitor. Non è neanche 4K sto monitor, quindi. Ascolta, sei quasi alla torre di guardia. Io sono già dovuto entrare, ma era vuoto. Non avrai problemi. Ci vediamo dall'altra parte. Sì, vediamo là. È un tipo elettrizzante. Impalamento.
Punta molto comunque sui suoni. Io sento continuamente nemici a destra e a sinistra e non capisco da dove arrivano. Ma non stai dicendo te, perché io lo sto provando adesso, quindi non... Cioè questa è la prima volta che gioco, quindi anche di più. Però in realtà quando ho visto tutte quelle cose l'ho fatto anche un po' apposta. Ho detto vabbè, senti, aspettiamo che lo facciano e lo giochiamo. 10 secondi, ma è un botto. Da dove cazzo è uscito fuori questo? No, in realtà un paio di errori l'ho fatti. Un paio di errori l'ho proprio fatti. Perché effettivamente non capisco se perché se devo guardare il braccio con cui mi attaccano non è una cosa fattibile, perché loro sono troppo veloci. Cioè non è che ne so, alzano il braccio e ti attaccano direttamente, quindi se devo anche guardare rispetto alla direzione. Ma può darsi che in realtà forse semplicemente sbaglio io le tempistiche. Devo ancora un po' ingranare. Questo deve aver mangiato la carbonara con la panna. Io mi avrebbe data una mazzata sulla schiena, guarda. Mamma mia. Io sono al nominale, mi avrebbe da vomità, guarda. Io sarei capace di lasciare... di chiedere il divorzio per una carbonara con la panna, sul serio. L'animazione della corsa è un po' bruttina, muove un po' troppo le braccia. Fortuna che almeno non c'è la stamina.
Sì, questa cosa l'avevo sentita. Simpatico. Cazzo, ho sbagliato. Teoricamente ma se... Eccala. Che è successo? Infatti mi ha sentito. Come cazzo sei entrato? C'è tempo per le stronzate! Tutti schianti qui. Subito dopo va tutto a puttane. Oh, 5-2. Secondo te. Che cos'è? Sei diverso. Sei speciale. Qua si sente ancora un po' poco però, eh. Questo è il mio regno, tienitelo. Trova l'uscita. Non sai neanche quanto, amico mio. Ma forse in realtà non vuoi saperlo. Sì, però se non c'erano i sottotitoli a tratti avrei avuto difficoltà a capire quello che dice. Va ancora un po' regolarizzato bene il volume. Ma falla finita. Ma ho appena cominciato. Sono tipo le griglie, sembrano tipo le griglie della metro quando parli di pasta col gettone.